Sono le 2 del pomeriggio del 6 maggio 2024 e sulla webcam numero 2, che è sporca da morire come al solito, la manutenzione non esiste per loro, vediamo soltanto due pulli, vediamo il bianchino in basso e uno degli altri due in alto. A meno che non sia la Giulia, ma certo non si può capire a questa distanza. Già stamani ce n'era un altro, la sua appollaiata, forse lo stesso, che aveva voglia di spiccare il volo. È stato tanto, tanto tempo. Io alla fine ci ho rinunciato e ho spento la registrazione per forza. Ora andiamo a vedere cosa si vede dall'altra webcam. Sorpresa, sull'altra webcam ne vediamo un altro appollaiato, anche questo pronto per prendere il volo. È incredibile. Ora devo mettere l'audio perché si stacca continuamente. Ci vuole un po' di tempo, eh? Ecco, ho rimesso l'audio. Quindi ne abbiamo due sul parapetto e il bianchino giù in basso. Quale dobbiamo seguire? Le telecamere sono quello che sono, perché dovevano metterne almeno un'altra che avesse un'ampia panoramica e non l'hanno messa. Forse stanno arrivando i genitori. Ho sentito urlare, andiamo a vedere. Il bianchino è sparito e quell'altro è ancora lì appollaiato. Abbiamo sentito gli strilli tipici di quando arriva il genitore con la pappa. Qui abbiamo le nebbie fitte in Valpadana. Non ci voleva niente a mandare qualcuno a pulire. Il primo anno non c'era questo problema. Va bene, non c'è altro da vedere purtroppo. Diamo un'ultima occhiata all'altra webcam. Quella che per ora è pulita. Ma nell'altra webcam non si vede niente. Quello era sul parapetto, è andato via. C'è la concreta possibilità che uno di loro, se non due, abbiano già preso il volo, ma non lo sappiamo.